giù. Allora, bene, possiamo procedere, prego. Grazie, stasera ho anche tutto qua. Bella biondaia, fare a corno sta. Stasera abbiamo una platea, un parterre effervescente, davvero. Ricordate il vecchio parterre del Tardini, che erano, oltre agli esponenti della curva, c'era il parterre sotto la tribuna, posto in piedi, che erano cattivissimi. Chi se lo ricorda, andiamo molto indietro negli anni, ma era veramente un luogo di grande calore e sostegno della squadra. Bene. Stasera abbiamo tanti protagonisti con noi del Parma Calcio, che ringraziamo naturalmente per questa partecipazione alla festa del Parma Club Cavalieri, per i Cavalieri Arci Toscanini, e tra l'altro ricordiamo proprio le due persone che mi hanno proprio detto sono stati promotori della nascita di questo club, trasferito da poco dalla Crocetta e dal cuore dell'Oltretorrente, scusate, alla Crocetta. Niccolò Lupo, presente qui questa sera, che merita anche un applauso, perché da quell'idea è nato questo grande raggruppamento di persone, e poi Mentore Zatti. Eventualmente, ecco, mi dicono, perché io sempre al coso, se eventualmente vuole dire due parole, molto volentieri, perché insomma la nascita di un'idea non sempre poi dura così tanto tempo. Come era nata questa idea? In collaborazione con l'amico Zatti, pensate, con un circolo grosso così, non potevamo andare a Parma, quindi l'abbiamo fatto. E direi che insomma era un'idea nata quasi forse per scommessa, ma poi è stata presa su molto bene. No, era una scommessa davvero, perché non è facile. Tra l'altro nuova sede, perché insomma erano gli anni in cui c'era stato il trasloco da Oltretorrente a qua, quindi insomma c'erano tante cose nuove, no? Non eravamo ancora qua, quindi eravamo poveri. Proprio ricordiamo, la sede era di Oltretorrente, di fronte all'allora ex anagrafe, dove sta sorgendo adesso quel nuovo palazzo proprio nell'area dell'ex anagrafe. Era nella, proprio incontro in un corridoio stretto, mi ricordo, c'era la sede e poi un cortiletto dove si faceva le feste d'estate, vero? Bene, grazie allora. Lupo insomma è protagonista della nascita del club, e quindi davvero un tributo che credo gli vada riconosciuto, perché è stato un momento importante. Allora, andiamo e cominciamo con appunto a chiamare innanzitutto i giocatori, che sono tanti questa sera, protagonisti qui con noi, e intanto ne chiamo uno che era già conosciuto ai tifosi del Parma, è tornato riscuotendo anche grandi consensi e applausi proprio per le sue prestazioni, ma comunque si era fatto apprezzare proprio per la sua presenza anche quando era già stato nel Parma all'epoca in Serie A, è sceso dalla Serie A alla Lega Pro per scelta proprio nel Parma, ed è Gianni Munari. Gianna Vincenzi, che premia Gianni Munari naturalmente questa sera assieme ai tifosi, e speriamo di rivederlo al più presto naturalmente in campo, perché no, anche a segnare, visto che ci ha preso il gusto. Buonasera a tutti, grazie. Grazie. Volevo ringraziare tutti da parte mia, penso anche da parte di tutti i miei compagni, fa molto piacere essere qua insieme a voi e con questa passione, per noi è importante, fondamentale. Vi ringrazio, e non ho messo il gel, scusatemi. Niente, grazie di cuore a tutti, ho visto lo striscione, noi ci crediamo, e anche noi ci crediamo veramente di cuore, e rimaniamo uniti fino alla fine, che è importante per tutti. Grazie di tutto.
Bene, grazie. E allora andiamo avanti perché sono diversi.